Mister Eugenio Corini, grande rammarico perché questa era una partita che con un pizzico di fortuna si poteva portare a casa. Sì, abbiamo fatto una prestazione importante, il primo tempo sicuramente equilibrato perché anche il Bari ha lavorato bene, il secondo tempo secondo me stavamo meglio, siamo partiti bene, eravamo più brillanti, infatti ci siamo conquistati la superiorità numerica, abbiamo attaccato, abbiamo costruito occasione da gol, ci siamo presi un calcio di rigore che purtroppo non siamo riusciti a realizzare, abbiamo spinto sino alla fine, nonostante il Bari giustamente fosse tutto rinchiuso in aria, abbiamo creato altre due o tre volte i presupposti per fare gol, l'abbiamo fatto. Dunque c'è grande rammarico perché quando crei queste premesse, queste partite sono da vincere. Ecco, l'hai detto anche tu, rispetto al primo tempo, nel secondo tempo il Palermo più cattivo, più determinato, a prescindere dalle espulsioni, cos'è mancato veramente nel primo tempo? Cosa non ha funzionato come doveva? Ma no, nel primo tempo c'è anche il Bari, che è una squadra qualitativa. L'anno scorso è arrivata in finale dei playoff, ha giocatori di qualità come Sibilli, come Nasti, come Diò, centrocampo che sa palleggiare molto bene, con Menali, Maiello. Con Maita, che è un giocatore importante, dunque loro hanno fatto le loro cose, noi abbiamo fatto le nostre, ma nell'andare della partita vedevo che stavamo meglio e difatti abbiamo creato le condizioni per vincere. Le partite si sviluppano oggi forse più di 100 minuti, visti i mega recuperi che ci sono stati. Peccato non vincerla perché le condizioni per farlo le avevamo create. Quante ore di sonno ti toglie il rigore sbagliato, soprattutto pensando alla scorsa stagione con la querelle dei rigori sbagliati? Purtroppo ne conquistiamo tanti e questo sicuramente è un merito che abbiamo. E saluto Michele, bocca al lupo. Ciao caro, bocca al lupo. Vai, vai. L'importante è prendersi il calcio di rigore. Di Mariano è stato l'ultimo rigorista prima di farsi male, che aveva realizzato col Cittadella, dunque la scelta era di consolidare lui. Purtroppo non siamo riusciti a realizzare. Lavoriamo settimanalmente sul calciarli. Dobbiamo essere un pizzico anche un pochino più fortunati. L'importante è continuare a prendercele, che sono sempre occasioni per poter far gol. L'ultimissima domanda, l'hai detto anche in settimana, il Palermo ha bisogno ancora di qualche ritocco dal mercato, in questo caso la X del calendario ci dà una mano importante. Sì, assolutamente. Abbiamo 10 giorni per preparare al meglio la partita di Reggio Emilia. Abbiamo la possibilità di completare e definire la squadra al meglio, con quelle 3-4 operazioni che vogliamo fare, per alzare ancora di più il nostro livello, per renderci ancora più qualitativi, più intensi. E di conseguenza peccato non aver vincere perché sarebbe stato per noi molto importante. Roberto Insigne, sicuramente oggi grande rammarico perché questa era una partita che si poteva vincere. Sicuramente, però dobbiamo dire la verità che abbiamo giocato pure contro una grandissima squadra e che non ci ha messo in difficoltà tanto, però siamo stati bravi noi a tenerla occupata in fase difensiva. Però siamo contenti di quello che abbiamo fatto e andiamo avanti. A prescindere dalle espulsioni, il Palermo mi è sembrato più cattivo nel secondo tempo. Cos'è cambiato realmente? No, assolutamente nulla. Siamo scesi in campo con la voglia di fare bene, di portare a casa il risultato e abbiamo continuato con la mentalità. Al di là delle espulsioni, eccetera, abbiamo cercato di fare la nostra partita. Tu sei uno dei volti nuovi di questa squadra, hai già esperienze di promozioni di categoria superiore. In questo gruppo vedi una squadra che può centrare l'obiettivo? Assolutamente sì, però come ho detto sempre dall'inizio del ritiro, stiamo con i piedi per terra e pensiamo partita dopo partita e poi a maggio vediamo. Il rigore sbagliato, cosa avete detto a Di Mariano? Assolutamente niente, la squadra sta con lui, il mister sta con lui, la società sta con lui perché è un giocatore fondamentale per noi, è un giocatore che ci può fare la differenza e capita, come è capitato in passato a Matteo, è capitato anche a me l'amichevole, e nel calcio gli errori si commettono, si fanno, però bisogna avere il coraggio e la possibilità di batterlo.